Ciao a tutti. Allora, una ragazza mi ha chiesto di realizzare una giacchina di questo genere e in pratica facendo un quadrato, in pratica un quadrato per un lato della giacchina e un quadrato per l'altro lato, poi uniti insieme sul di dietro, vedete, della giacchina. E mi ha chiesto di fargli vedere questo tutorial. Allora io ho provato con uno schema, ho visto uno schema che poi lo potete trovare sempre sul mio sito, e ho provato a realizzare questa giacchina e questo è il risultato. Adesso io vi spiego più o meno come fare questo modellino. Allora, in pratica ho utilizzato per fare sia il pezzettino e la manica un quadrato e l'altro quadrato dall'altro lato. Poi ho realizzato dei polsini e poi dopo il colletto. Poi è rifinito con delle maglie basse, oppure potete fare anche delle mezze maglie alte, volendo, se volete metterci bottoni e così. Io in questo caso qui ho utilizzato della lana acrilico e un uncinetto. Allora, per quanto riguarda il corpo, ho utilizzato un uncinetto 4,5. Per quanto riguarda invece i polsini, ho utilizzato un uncinetto più piccolino, un 3,5. E anche per quanto riguarda il collo, più o meno dovrebbe essere la misura per un bambino da 0 a 6 mesi. Ecco, dovrebbe arrivare fino a 6 mesi, sempre se non sbaglio le misure. Allora, adesso logicamente io ne farò un altro e partirò dalla parte centrale, che sarebbe questa. Lo farò con due colori, come ho fatto questo. Partirò con un color pesca e poi dopo andiamo avanti e facciamo, diciamo, il primo quadrato. Iniziamo il primo punto, fermiamo e poi lavoriamo 5 catenelle e chiudiamo sulla prima catenella con una maglia bassissima. All'interno del cerchio faremo questa lavorazione, 3 catenelle, che equivale sempre al nostro punto alto. Poi facciamo 2 punti alti all'interno del cerchio. Poi facciamo 3 catenelle e 3 maglie alte sempre all'interno del cerchio. Le 3 catenelle e le 3 maglie alte lo ripetiamo per 5 volte. Allora, dopo averle fatte 5 volte, facciamo 3 catenelle e andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella della prima maglia che abbiamo fatto. Allora, dovete trovarvi, dunque noi sempre contiamo, allora, con un gruppo di 3 maglie alte, vedete, come questa, 1, 2, 3, 4, 5, devono essere 6 gruppi di maglie alte separati dalle 3 catenelle. Ok, quando avete fatto questo e siete certi di avere fatto giusto, possiamo proseguire col secondo giro. Allora, con delle maglie bassissime andiamo fino all'interno dello spazio delle 3 catenelle e poi lavoriamo 3 catenelle e poi 2 maglie alte all'interno dello spazio. Poi 3 catenelle, 1, 2, 3 e sempre all'interno dello stesso spazio lavoriamo 3 maglie alte. Poi facciamo una catenella e andiamo a lavorare all'interno dello spazio 3 maglie alte. 1, 2, poi stavolta faremo 3 catenelle, 1, 2, 3 e andiamo a lavorare all'interno dello spazio altre 3 maglie alte. Dove noi facciamo le 3 catenelle saranno gli angoli. Poi di nuovo ripetiamo. Allora, in pratica dobbiamo ripetere una catenella
all'interno dello spazio faremo un gruppo, due gruppi di tre maglie alte separate da 3 catenelle. Dunque il primo, una maglia alta, la seconda, la terza maglia alta separati da 3 catenelle. Dunque 1, 2, 3 e di nuovo 3 maglie alte all'interno dello spazio. Per lavorare questo gruppo andiamo qui e separiamo i gruppi con una maglia bassa. Dunque dovete fare questo per tutto il giro. Poi faremo una catenella e andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella della prima maglia che avevamo fatto. Allora, non viene bello pari, viene un po' in movimento, perché poi noi lo dobbiamo piegare, di conseguenza non è proprio piatto. In tutti i modi verrebbero così. Allora, i gruppi di 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, questo formerà sempre l'angolo, mentre dove avete fatto una catenella sola sarà il lato. Allora proseguiamo e andiamo a lavorare il terzo giro. Come prima andiamo con delle maglie bassissime fino ad arrivare alla prima, allo primo spazio. Poi facciamo 3 catenelle e lavoriamo il primo gruppo di maglie alte, formato da 2 maglie alte più le 3 catenelle. Essendo un angolo, qua vanno fatte 3 catenelle, 1, 2, 3, e lavorato di nuovo il gruppo di maglie alte. Qua invece abbiamo una catenella sola, dunque questo è il lato, dunque lavoreremo una catenella e poi andiamo a lavorare all'interno dello spazio 3 maglie alte. Di nuovo una catenella e poi questo invece è dove abbiamo le 3 catenelle, è l'angolo, dunque dobbiamo lavorare sempre un angolo formato da 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte sempre lavorate nello stesso punto. Dunque la sequenza è sempre questa, bisogna ripetere la stessa sequenza per i 6 lati che abbiamo. Dunque ripetiamo. Allora, sul lato, qua c'è una catenella, siamo su un lato, facciamo una catenella e all'interno dello spazio 3 maglie alte. Una catenella e all'interno dello spazio delle 3 catenelle, dunque qua siamo all'angolo, faremo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Ecco, finite di lavorare gli altri lati nello stesso modo. Poi lavoriamo l'ultima catenella e poi andiamo sulla terza catenella e chiudiamo con una maglia bassissima. Il prossimo giro sarà 1, 2, 3, il quarto giro andiamo a lavorare sempre con delle maglie bassissime fino a raggiungere il primo spazio e poi facciamo 3 catenelle e 2 maglie, lavoriamo l'angolo dunque con un gruppo di 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. E questo è il primo angolo. Come potete vedere, qua c'è uno spazio di una catenella e uno spazio di un'altra catenella e noi faremo la stessa cosa. Dunque facciamo una catenella e andiamo nello spazio a lavorare 3 maglie alte.
di nuovo una catenella e nello spazio lavoriamo 3 maglie alte. Ora qua dobbiamo lavorare invece l'angolo, dunque facciamo una catenella e andiamo a lavorare l'angolo con 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte lavorate sempre nello stesso punto. E questo abbiamo lavorato il primo lato, adesso dobbiamo lavorare gli altri 6 lati facendo la stessa identica cosa. Ecco, poi chiudiamo il giro facendo una maglia bassissima. Poi, come solito, andiamo a fare allora 1, 2, 3, 4, il quinto giro. Allora andiamo a fare delle maglie bassissime in maniera da arrivare allo spazio come abbiamo fatto prima. Poi facciamo 3 catenelle e lavoriamo l'angolo. Dunque, lavorando 2 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Ora facciamo una catenella perché dobbiamo andare a lavorare il lato e come potete vedere abbiamo da lavorare un gruppo di maglie alte in più perché si sta allargando, dunque ogni giro che faremo avremo un gruppo di maglie alte in più da lavorare. Allora ve lo faccio vedere, facciamo una catenella e poi nello spazio lavoriamo 3 maglie alte. Una catenella, nello spazio lavoriamo 3 maglie alte, una catenella e nello spazio lavoriamo 3 maglie alte. Vedete, stavolta lo facciamo per 3 volte. Prima l'abbiamo fatto per 2, la volta prima abbiamo fatto per... Ora lavoreremo l'angolo facendo una catenella e poi le 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. È abbastanza semplice come schema, tutto 3 e via, così non ci sbagliamo. Allora dovete lavorare la stessa sequenza per tutti i lati del vostro esagono. Sesto giro, con sempre delle maglie bassissime, andiamo 1, 2, 3, quelle che volete fare voi, andiamo sempre all'interno dello spazio e di nuovo andremo a lavorare le 3 catenelle. Qui dobbiamo fare l'angolo e lavoriamo 2 maglie alte, 3 catenelle e all'interno dello spazio le altre 3 maglie alte. Così abbiamo lavorato l'angolo come solito. Poi, se voi notate, stavolta avremo 1, 2, 3, 4 spazi e li lavoreremo facendo una catenella e un gruppo di 3 maglie alte all'interno dello spazio. Questa sequenza la dobbiamo lavorare per 4 volte, dunque la prima l'abbiamo fatta, poi la seconda, una catenella e 3 maglie alte nello spazio, una catenella e 3 maglie alte nello spazio, una catenella e 3 maglie alte nello spazio. Poi dobbiamo lavorare l'angolo, faremo una catenella, 3 maglie alte nello spazio, 3 catenelle, 3 maglie alte sempre nello spazio. Così abbiamo formato l'angolo. Allora, questo ripetiamo questa sequenza anche per gli altri 5 lati. Allora, la lavorazione è questa, come vedete sembra quasi una stella, non sta bella liscia, perché voi dovete adesso, per provare la misura, girarla, ecco, in maniera da formare, diciamo, una L, dove una parte sarà la manica e l'altra parte sarà il corpo. Ecco, io per fare il mio
Adesso per fare diciamo la misura che vi ho detto, io mi sono fermata con il colorato qui e poi ho fatto altre due righe di un altro colore che vi faccio vedere. Ecco, voi dovete girarlo finché, ecco, non arriva a essere, vedete, da una parte una manica, ecco. Io in pratica ho fatto la settima e l'ottava riga con un altro colore e questa sarebbe la grandezza. Dunque, volendo, voi potete continuare a lavorare per farlo più grandino, potete continuare a lavorare, di conseguenza si allungherà sia da parte qua delle maniche che anche sotto nel corpetto. Allora, dunque, io fermo il filo e lo inizio con l'altro colore. Allora, stavolta invece di fare delle maglie basse, io inizio subito con l'altro colore nell'angolo del lavoro e vado a lavorare 3 catenelle. Poi lavoro l'angolo facendo 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. E poi proseguiamo con il lavoro, una catenella e 3 maglie alte all'interno dello spazio. Cioè ormai avete capito come funzionano. Dunque, proseguite, noterete che gli spazi qua saranno aumentati, sono 5, 1, 2, 3, 4, 5, dunque aumentano per ogni giro. Dunque voi fate altri due giri, in questo caso qui, proseguite gli altri due giri con l'altro colore. Allora, dopo aver fatto tutto il giro, io ho chiuso e fermato il giro e poi ne fate due logicamente. Adesso dobbiamo cucire. Possiamo cucire già qua sopra, che è la parte della spalla e anche da quest'altro lato, e poi dopo si può cucire il dietro. Dunque, qua il dietro, invece il davanti verrà lasciato aperto. Io ho già cucito. Una cosa che volevo dirvi, ecco qua sopra nel collo, io non ho cucito, diciamo, le ultime due gruppi di maglie alte, sia da un lato che dall'altro, così possiamo andare ad attaccare il collo. Vi faccio vedere anche qua, ecco. Perché attaccarlo tutto dopo il collo non c'era più, invece così gli ultimi due gruppi di maglie alte non le ho cucite alla manica e le ho utilizzate, bisogna che rimangano aperte per fare il collo. Ora facciamo il polsino. Allora, come vi ho detto, ho utilizzato un uncinetto più piccolino, dunque un 3,5, e poi fate 10 catenelle, 2, 3. La grandezza del polsino, ecco, io ho fatto una grandezza di questa, sarebbero poi 9 maglie basse. E se voi lo volete più alto ne fate di più, se lo volete più basso ne farete meno. Dunque da qui a qui sono 9 maglie basse. Perché la prima catenella la saltiamo, andiamo a lavorare sulla seconda partendo dall'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. E in ogni catenella lavoreremo delle maglie basse, in totale sono 9. Allora, ogni cambio riga, ogni giro di riga facciamo una catenella e poi giriamo il lavoro. Allora, per dare questa idea, vedete che si può tirare, si allarga e si stringe del polsino, bisogna lavorare tutte le righe prendendo la maglia dietro del punto. Dunque, per tutte le righe, 2. Contateli sempre così
siete sicuri di farli bene, e anche l'altra riga faremo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 9 maglie basse, sempre prendendo il filo solo quello dietro. In questo modo proprio viene l'effetto del polsino. C'è una certa elasticità. E sono 9. Allora, in pratica, adesso qui non so se vedete, però viene un piccolo rigonfiamento. Ecco, forse così. Io ho fatto più o meno 9 di questi, li ho contati come se fossero righe, e ne ho fatti 13, scusate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E poi dopo l'ultima riga l'ho fatta di maglie basse. Allora, io in pratica il mio polsino è lungo 14 cm, ma anche questo voi regolatevi voi come volete. Io ho messo il polsino doppio, poi dopo l'ho fatto un pochino più stretto della manica, così si restringe e gli dà quest'idea, che poi non è che si restringa tanto, ecco, però vedete come va a restringersi un po', però essendo la manica molto grande, che non ci sono state delle scalature, dunque mi sembrava bello così. E di questi polsini ne fate 2 e poi dopo li potete andare a attaccare la manica. Ora potete, dopo aver fatto i 2 polsini, potete andarli ad attaccare e a cucire sulla manica. State attenti a tenere, se per caso sono troppo grandi come ho fatto io, dividete un po' lo spazio in maniera che vengono, ecco. Dopo poi vedrete che stanno molto bene. Poi sono, come avete notato, fatti in maniera che si possono allargare per quando si infilano le manine. Allora, sono sul rovescio del lavoro, io per non sbagliarmi faccio così, inserisco il polsino faccio in maniera che parto, diciamo, sotto qua alla manica, anche se non ho un punto di riferimento, lo fate partire che sia sotto, ecco, tipo così. E poi dopo io adesso lo posso, diciamo, cucire. Se io faccio in questa maniera, quando poi vado a raddrizzare mi ritrovo il polsino che è sul dritto, di conseguenza direi così di aver trovato la soluzione. E potete cucire entrambi i polsini. Ecco, mi è venuto così con i polsini attaccati. Come vedete, i polsini sono più grandi di quelli che ho fatto in questo caso per quello azzurro. Possono essere più grandi e stanno bene anche per una bambina un po' più. Allora, questi sono stati fatti, abbiamo detto, più o meno con 10, con in pratica 9 punti bassi. Questi invece sono stati fatti con 5 punti bassi, ecco la differenza, però bene lo stesso. Allora, adesso partiamo dal collo. In pratica il collo è lavorato tutto con, allora, ho fatto il primo giro di maglie basse e poi il 1, 2, 3, 4 giri di maglie alte e l'ultimo giro di maglie basse. Allora, partiamo col collo, misuriamo quanti punti dobbiamo mettere. Dunque, facciamo una catenella e vediamo, adesso io nel mentre conto i punti e vediamo quanti ne servono per far sì che vada tutta intorno qua a girare. Allora, iniziamo e vediamo quante catenelle fare. Mi sembra di averne fatte 46, adesso vediamo. 1, 2, 3. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 47, 48, 49, facciamone 50. Allora, poi ne aggiungiamo una che lo useremo per girare, dunque 51. Sulla seconda catenella, a partire dall'uncinetto, lavoriamo 10 maglie basse.
Dopo le 10 catenelle facciamo un aumento, dunque lavoriamo 2 maglie basse nella stessa maglia, una e due. Poi facciamo 28 maglie basse. Poi lavoriamo un aumento di maglie basse, 1 e 2, e finiamo col lavorare 10 maglie basse. Il secondo giro facciamo, diciamo, la stessa lavorazione, però invece che utilizzare delle maglie basse utilizzeremo delle maglie alte. Dunque andiamo a fare le 3 catenelle e poi in ogni punto lavoreremo le maglie alte. Dunque dovremo fare prima 10 maglie alte, contando come maglia alta le 3 catenelle. Dunque sono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi lavoriamo una maglia in più, l'undicesima, e poi faremo un aumento di maglie alte, 1 e 2. Poi lavoriamo 28 maglie alte, poi facciamo un aumento di maglie alte, dunque 2 maglie alte lavorate nello stesso punto, e poi terminiamo con 11 maglie alte. Così facendo questi aumenti vedete che il colletto gira, dopo riuscite a montarlo bene, a cucirlo bene sopra la giacca. Per una femminuccia poi il collo lo potete fare della grandezza che più volete. Ecco, uno potrebbe anche, volendo, lasciarlo così, è molto piccolino, sottile, però potrebbe essere per una femminuccia carino. Oppure, ad esempio, come ho fatto in quello più da maschietto, ho fatto, in pratica ve l'ho spiegato prima, ho fatto più giri. Allora io farei un altro giro e vediamo come viene. Allora lo facciamo uguale, nel senso che facciamo le 3 catenelle e andiamo a lavorare una maglia alta in ogni maglia alta, solo che qua faremo, invece di 11 maglie alte, faremo 12 maglie alte. Dunque sono 2, 3, 4. Aumentiamo, dunque ne facciamo da 12, perché con l'aumento che facciamo qui ci troviamo con una maglia in più. Dunque la maglia in più la aumentiamo, diciamo, sul lato corto del colletto, sia all'inizio che alla fine. Dunque, dopo averne fatte 12, facciamo un aumento di maglie alte e poi andiamo a lavorare le 28 maglie alte. Poi andiamo a lavorare l'aumento, 1 e 2, e poi terminiamo con 12 maglie alte. Questo è il risultato. Allora io, se devo essere sincera, non lo voglio fare più grande, dunque, oppure se voi vi piace più grande fate un'altra riga. Invece io mi vorrei fermare qui, perché mi piace più piccolino per una femmina, però diciamo che lo rifinisco, faccio l'ultimo giro qua esterno di maglie basse, facendo sempre l'aumento dove abbiamo fatto nell'altro giro.
Poi, volendo, voi potete eventualmente realizzare anche, invece che utilizzare delle maglie alte, potete utilizzare delle mezze maglie alte e fare un giro in più. Però io a me piace così, di conseguenza questo lo finisco così e faccio un giro di maglie basse lavorando una catenella e in questo caso sono 13 maglie basse. Poi un aumento di maglie basse e 28 maglie basse. Poi facciamo un aumento sempre di maglie basse e poi finiamo lavorando 13 maglie basse. Volendo, se può piacere, si potrebbe anche proseguire sul lato, sul fianco, così viene rifinito anche il colletto. Vedete voi, fate come volete. Io direi che così a me piace, è abbastanza grande. Chiudete, fermate il filo e io lo terrei un pochino lungo perché lo utilizzerei dopo vado sotto e lo utilizzerei per andare a cucire. Allora adesso lo potete cucire, fate combaciare i lati, ecco, e poi dopo in questa maniera mettete degli spilli così fermate il tutto e poi dopo potete cucirlo attaccato al corpicino. Facendolo piccolino così dovete mantenere il primo punto basso e la prima maglia alta e lo piegate in quel punto lì fra le due maglie alte, ecco. In questa maniera e come vedete il colletto è molto più piccolino di quell'altro, dunque a seconda di come voi volete il collettino, però per una femminuccia mi sembrava carino più piccolo. E altrimenti, come vi ho detto prima, fate degli altri giri. Ora l'ultima cosa che faremo sarà questa rifinitura. Allora, io qui ho lavorato delle maglie basse tutte intorno, anche sul dietro del giacchino, in pratica tutto intorno delle maglie basse. E vedete, si affiancano, dunque è come se non i bottoni non ci sarebbe posto per i bottoni. Se voi invece volete farli sormontati, potete fare un giro di mezze maglie alte, così loro si sormontano e potete fare anche gli occhielli, le asoline per i bottoni e poi cucire i bottoni. Io adesso vi farò vedere in questo caso qui farò delle mezze maglie alte. Dunque, partirò da qui, dunque in pratica è sul lato sinistro, perché partendo dal lato sinistro dopo riesco a lavorare tutto intorno fino ad arrivare dall'altra parte. Allora, attaccate il filo e utilizzate sempre l'uncinetto quello piccolo, quello più sottile. E poi fate 2 catenelle che corrispondono alla prima mezza maglia alta e poi andate su il punto che credete più opportuno e andate a lavorare delle mezze maglie alte. Se per dire per voi è troppo poco, potete fare un altro giro ulteriore, ecco, dopo lo gestite voi. Come volete voi il giacchino e poi se è per una bambina, se è per un maschietto, cambiano alcune cose. Quando vi trovate sulla punta qua, potete fare, non so, un aumento di 3 maglie nello stesso punto, così fate una bella curva, sia qui che dall'altra parte. Ci vediamo dopo alla fine di tutto. Se nel giro di maglie che voi state facendo notate che mancano delle maglie e il lavoro tira, fate qualche punto in più, perché usando un uncinetto più piccolo sicuramente il lavoro rischia di tirare. Di conseguenza, non so, uno in ogni tanto potete fare una maglia in più, non tantissime, ma non so, 2 o 3 maglie in più, così viene bello liscio.
La giacchina viene così. Voi potete utilizzare, dunque, se vi sembra ancora poco, potete fare un altro giro, come vi ho spiegato, mettere anche un bottoncino, ma proprio forse solo uno ci sta, non so. Le rifiniture poi le fate voi, ci guardate voi. Questo è il golfino, la giacchina finita. Potrebbe essere, poi l'ho visto anche su internet, si può fare così anche per una persona adulta oppure per una bambina più grande. Ed è, come avete visto, molto veloce perché non c'è da attaccare grandi pezzi. La gran parte del lavoro è proprio formata da questo che non è un quadrato, ma non so come definirlo, perché c'ha 6 lati, di conseguenza quasi un esagono. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Ecco, questo è l'altro. Sono molto molto belli. Fanno un grande effetto senza chissà quale lavorazione. Ecco, spero che il video vi sia piaciuto. Continuate a seguirmi, iscrivetevi pure. Poi metterò anche un'altra giacchina, questa volta col cappuccio, però sarà soltanto su Verde Smeraldo Premium completa. Però potete trovare, direi adesso di preciso non lo so, però potreste trovare lo schema sul mio sito. Dunque andate sempre a guardare il mio sito per vedere se ci sono delle novità. Iscrivetevi, sono anche su Facebook, potete trovarmi anche lì. Se avete bisogno di qualsiasi cosa, io sono qui, spero di sapervi rispondere. E con questo è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!